Ciao ragazzi, ed eccoci tornati in The Sims 4 dalla nostra Jenna, che finalmente è all'università e finalmente socializzerà per la prima volta, visto che è un'eremita praticamente. L'ho fatta iniziare, ha iniziato già a studiare, a frequentare qualche lezione, ma veramente poco, e andrò avanti poi anche per conto mio. Chiaramente non farò tutto nelle puntate, anzi nelle puntate giusto dei momenti salienti farò con voi. E adesso vi faccio vedere che posto ho scelto per lei. Ed eccoci qui. Quindi, non è questa la camera che ho scelto per lei. Intanto è questa qua, che l'ho anche già arredata. Comunque, intanto vi faccio vedere dov'è. Guardate, che bel posticino, che bel posticino. Che bello il campus, ragazzi. Mi piace tantissimo Foxbury. Bello, bello, bello. Comunque, vi faccio vedere la sua cameretta e anche con chi è in stanza. Questa è la residenza universitaria, quindi, che ho scelto per lei. E tra le varie camere mi piaceva questa qua, però ho cambiato un po' i colori, insomma, l'ho arredato. Vi faccio vedere bene cosa ho messo. Ho messo intanto due scrivanie, c'erano già queste, e ho messo appunto questo pupazzo. E il computer, la bacheca, ho cambiato un po' i poster, ho aggiunto il microonde, il frigo bar, piantine varie. Qui c'è insomma lo specchio che va sempre bene. E mi piacevano un po' i colori così un po' chiari, carini, carini. Qui c'è la libreria, questa c'era già, mi sembra. Il libro non c'entra niente. E abbiamo un compagno di stanza. Il nostro compagno di stanza, eccolo qua. Ora ha un nome un po' complesso, ma adesso ve lo faccio vedere, molto carino. E direi che potrebbe fare conoscenza. Guardate qua, che bel tipo, dagli occhi verdi. Però il nome è un po' complesso, quindi non so se cambiarlo, sinceramente, come nome, visto che comunque ci farà amicizia. Non lo so, ditemi anche voi. Pensavo quasi di cambiare, di fare questa cosa e cambiargli nome. Quindi, vieni qui. Lei stava studiando, ma direi che studi in camera tua, ragazza, eh? E vi faccio vedere un pochettino le lezioni e tutto quanto. Ok, guardate qua di fianco. Istituto Foxbury, corso di laurea biologia. La media ancora nessuna perché abbiamo appena iniziato. Crediti del corso 0 su 12, giorni restanti della sessione 6. Allora, A. Costruire le cellule, scusate il blocco perché questo sta urlando, costruire le cellule fra 3 giorni, anatomia amatoriale fra 2 giorni e indagine sugli alberi fra 2 giorni. Lei sta facendo indagine sugli alberi al momento. Scusa, ma perché tu studi qua? Vai. Ho anche bloccato le stanze, ovviamente, così è più comodo, così non entra nessuno. Hanno un po' di privacy, un po' di privacy. Vabbè, penso che finirà di studiare qui, ragazzi. Tutto avanti. Ho visto che c'era anche, però, la fiera di Finwick con le mucche. Però quasi quasi evitiamo, visto che comunque abbiamo visto bene o male le fiere, anche se quella con le mucche potrebbe essere carina, potremmo darci una sbirciata veloce. Che dite? Vinci i nastri. Ma sì, dai, andiamo ad acquistare due cose e magari ci portiamo il nostro amico, perché no? Eccolo qua, vieni anche tu, mio caro. Metti via questo e vai. Ed eccoci qui. Intanto lei deve far pipì. Oh, ragazzuolo, ciao. Allora, lei è emozionata, ragazzi. Lei è emozionata perché così, perché la fiera col compagno di stanza dice: che carino, che carino. Allora, qui vediamo un po' il discorso mucche. Non abbiamo la nostra mucca da portare, chiaramente. Non possiamo candidare nessuno perché ci siamo trasferiti, adesso la mucca non ce l'abbiamo più in questo momento, quindi niente. Però qui no, neanche possiamo, non possiamo fare niente praticamente, possiamo solo comprare qualche articolo qua, le solite cose. Però era bello da vedere.
Salve, lei sì che è una mucca fantastica. Visualizza la proposta in gara. Allora, mi sembra che questo latte contenga dei grumi. Pua, non ha speranze di vincere. Wow, guarda un po' questa mucca, potrebbe vincere lei, anche a lei piace. Qui abbiamo latte, forse non tanto buono. Latte speziato alla zucca. Bottiglia di latte, ma noi possiamo votare o qualcosa? No, vero? Andiamo a chiedere a lui cosa ne pensa. Oh, ma ci sta raggiungendo, grazie. Caro compagno di stanza, chiediamo un po' cosa ne dici tu? Parla dei sogni. Un giorno. Oh, aspettate, ci consegna qualcosa. Grazie mille. Oggi Jenna è l'amica fieristica di Lavinia, che è felice di offrire a Jenna un omaggio per essere membro della comunità del paese. Se Jenna vuole portare avanti la tradizione dell'amico fieristico quotidiano, deve trovare un abitante di Anxor Bagley, offrirgli un omaggio ai Finwing che crede di poter, che possa gradire. Quindi ci ha dato un compito anche volendo. Ok. Intanto, cosa ne pensi di queste mucche? Ti piacciono? Sì, mi sembra che quella mucca là in fondo sia proprio la migliore. Lei addirittura canta una canzone, ragazzi. È lanciatissima. Oh, è comparso qualcosa qui. I sing che cercano l'amore sono nel posto giusto. È la notte dei single. Significa che i single flirtanti possono offrirsi da bere a vicenda spendendo poco. Però devono essere flirtanti. E potrebbe comprare qualcosa da bere qua. Ma direi che è ancora un po' presto. Adesso loro vedono che Mucca vince e poi vanno a casa. Oh, si è intromesso, ragazzi, anche il lattaio qua. Quello che consegna il come si dice? La spesa, ragazzi. Quello che consegna la spesa. E che lei l'aveva anche addocchiato, però è troppo giovine perché è adolescente. Quindi niente, ragazzi, niente. Sembrava più grande. Offre un aiuto a sbrigare commissioni. Ecco, questo è ottimo. Direi che lei si potrebbe offrire a tempo perso addirittura di fare commissioni. Però guardate, è un po' triste perché dice: ma non mi sembra lui tanto, come dire, tanto interessato. Però chissà. Allora, ne faccio un paio così magari le faccio io, ragazzi, queste a tempo perso perché sono carine. Ok, ragazzi, la fiera è finita. Ho aspettato, vi avrò fatto qualche taglio. Ma non ho capito chi ha vinto. Comunque, l'importante è che siamo usciti e abbiamo visto un pochino com'era. Adesso torniamo a dormire, poi la mettiamo sotto a studiare bene. Magari studio un po' in compagnia. E andiamo avanti con l'università, direi. Vai, vai via, vai a casa. E rieccoci qua. Ci stava, ragazzi, andare un po'. Vabbè, la bicicletta però, no, io direi che no, scendi, scendi dalla bici. Direi proprio di no. Ecco, bravo, mettila via. Direi che può andare a dormire. Allora, lui guardate che bravo che fa i co. Ah no, sta giocando. Sono arrivato che bravo che si impegna nello studio, invece no. Direi di andare a dormire. E poi, ragazzi, dobbiamo metterla a studiare perché l'università è molto impegnativa anche in The Sims, quindi direi di sì. Luci automatiche tutte le luci. E direi che potrebbe studiare con lui. Vediamo chi abbiamo di compagni di stanza. Allora abbiamo Airi Maeda e Sakura Sakai. Meno male che qui portano sempre un sacco di cibo che va anche a male, però non si muore mai di fame. Poi i biscotti durano tantissimo, però stati a male anche a loro. Ok, va bene. Allora, lei si sveglia di mattina di buon'ora, ragazzi, perché dobbiamo studiare. Fai un pasto veloce. Magari si potrebbe fare un burrito da colazione per stare leggera. Un bel burrito. Mangia qui, bella tranquilla. Brava, scaldalo. Lui se ne va, forse a qualche lezione. Ah, questo ragazzi è suo di Jenna, eh. L'ho fatta un po' esercitare.
però deve rifinirlo un po'. Così si studia biologia, fa anche qualche schema, ci sta. Ci sta, ci sta. Oh, buono il burrito, vero? Vediamo se le è piaciuto. In realtà no. Direi prima di farla studiare, adesso andiamo subito, ragazzi, però volevo farvi vedere gli abiti nuovi che ho messo, perché come potete vedere ha anche una nuova pettinatura. Volevo che avesse un look un po' più universitario. E infatti le ho preso tutto il set completo. Eccola qua. Allora, vabbè, il pigiama era sempre quello. Direi, allora, questo è come abiti quotidiani. No, mannaggia. E questo che c'era già, però questo primo appunto l'ho cambiato. Eccolo qui. Molto carina. Abiti formali, sportivi, da notte, da festa, da bagno. Questi sono quelli estivi, ma questi sono rimasti tutti uguali. E questo, ragazzi, è quello da freddo, visto che adesso comunque lei è nel periodo freddo, e sono proprio quelli dell'università, quelli che metterà probabilmente più spesso ora. E poi questi qua, appunto, insomma, se sta fuori che c'è neve, deve pur mettersi bene. Guardate che rossetto sbarluccicoso, smagliante. E direi ottimo. E i capelli, appunto, questi qui. Non ho messo tante pettinature particolari, ma mi piacciono tantissimo. Sono quelli dell'università, bellissimi. E le stanno veramente strabene. Adesso andiamo a studiare, però, nella zona comunitaria. Ci portiamo anche il nostro compagno di stanza che studia con noi, direi. E ragazzi, quasi quasi, ma non mettiamo i gabinetti per scherzo prima di andare, che ne dite? Dite che è una cosa troppo cattiva? Io direi che è una cosa bellissima da fare. Molto giusta. Vai, manometti. Insomma, se non facciamo qualche scherzo all'università, quando lo facciamo? Forza. Anche qua, manometti. Ragazzi, non si fa nella vita reale, ma in The Sims si può fare tutto. In The Sims non siamo belle persone. Oppalala. Dopo ci godiamo lo spettacolo. Allora, direi di andare. Andiamo qui, Laguna di Lerri, area studentesca. Ci portiamo sempre il nostro caro amico. Eccolo qua. Andiamo a studiare insieme e a giocare a succo Pong se rimane tempo. Ma il tempo penso sia poco. Ok, ecco qua. Fai i compiti di indagine sugli alberi, introduzione alla patologia forestale insieme. Dai, fateli insieme. Siete nella stessa università, nella stessa. Bravissimi, bravissimi. Hanno deciso di collaborare. Intanto qui chi arriva a presentarsi? Salve, siete compagni anche voi, ma salve. Gara dei robot di servizio. La gara dei robot di servizio organizzata dai Robot Savant si sta svolgendo proprio adesso nel cortile esterno di Foxbury. Allora, vediamo se abbiamo altri compiti da fare. No, qui non c'è altro. Ma lui sta ancora studiando, però vediamo se vuole giocare un po' a ping pong. Dai, succo pong è sempre la solita cosa. Andiamo a giocare a ping pong. Lei ha finito i compiti. Anche se potremmo farle studiare biologia, libro di testo universitario, questo qua, che è il volume 1, credo. Non so però forse se va a volumi, forse no, forse no. Oh, vediamo chi vince. Lei è brava, si batte bene. Si batte veramente bene. Lui poverino, a causa sua,
non passerà nessun esame perché non riesce a studiare, praticamente lei lo interrompe sempre, o per andare alla fiera, o per parlare, o per giocare. Mannaggia, ha perso la pallina. Magari potrei riarredare un po' questa zona comunque, appena ho tempo, perché comunque è un po' spoglina, ci sta che la si risistemo. Qui hanno anche i computer. Sì, dai, penso che la rifarò, che la sistemerò, la farò più interessante. Penso proprio di sì. Allora, un'altra partita di ping pong è andata. Vince Jenna, perde Niyawur. Non so neanche pronunciarlo, ragazzi, penso cambieremo il nome. Punteggio finale 3 a 1. Brava Jenna. Perfetto. Ha vinto! Ho vinto io! Brava Jenna! Adesso si potrebbe andare. Qui i ragazzi non hanno fame, quindi non le faccio prendere niente. Però si potrebbe andare qui. Perché c'è questa, non è una fiera, questa festa coi robot. Vai qui insieme, andate qui insieme. Anche qui c'è qualcosa da mangiare. Potremmo fare anche noi un robot prima o poi. Anche se non è il suo compito, non è la sua materia, però. Ordina del cibo. Ondeggia insieme al ritmo della musica. C'è solo lei, ragazzi, però guardate, sta ballando col robottino. Tutta contenta. Ordina cibo. Vediamo che cibo ha il robot. Hamburger, tacos di pesce, uova, tilapia fritta. Non c'è niente che mi ispiri, però. Vediamo tra le bevande. Polca arancia, dolce speziato, acqua, succo di ghiaccio. Un po' di acqua, dai. Ah, guardate, sopra l'ha messo. Sopra. Allora, studia anatomia amatoriale. Sì, ragazzi, perché se non studia non va da nessuna parte, quindi facciamola studiare. Così migliora e passa più in fretta all'università, insomma, va avanti più velocemente. Allora, intrappolata dentro, Jenna vorrebbe semplicemente stare fuori, ma ragazza, sei fuori casa. Anziché dentro, accidenti, sei noioso stare dentro, ma boh, noia scatenata. Ecco Jenna. Con le mani in mano, senza far niente. Wow, bene. Qui abbiamo varie cose universitarie, ma ci devo pensare a cosa può fare. Squadra dello spirito di Foxbury. Anche questo è carino perché lei è una persona energica a cui piace lo sport, quindi ci potrebbe stare. Piace socializzare. No, questo però non c'entra. No, sì, squadra dello spirito di Foxbury. Sì, forse sì. Robot, Samanti, Cervelloni. Sì, direi che il suo è molto, molto più questo. Sì. Vabbè, ha studiato abbastanza, direi. Ha studiato abbastanza, mi sembra abbastanza stufa. Allora, visto che ha fatto tutto, ha studiato, è andata benissimo la cosa. Guardate qua cosa abbiamo. Riempi di gavettoni. E ha bisogno di fare qualcosa di energico. No, i gavettoni li teniamo qua per la prossima volta, ma direi, e visto che è estate, andiamola un attimo a Sulani, poi facciamo fare qualcosina là. Devo comprarle una tuta da sub per poter fare le immersioni. E ci portiamo sempre il nostro amico quasi quasi. Lei ogni volta lo chiama e dice: "Senti, vieni con me." No, non perde occasione, ormai l'ha addocchiato e non perde nessuna occasione. Eccola qua, visto che tra l'altro vuole anche fare la biologa marina, quindi se non va al mare lei, chi ci va? Poi probabilmente la trasferiremo a Sulani, in Ghana dando la scossa alla mano. Vai. Ci hai creduto, eh? Grandi, grandi e grasse risate. Allora. Volevo però qui prendere dei gadget. Compra forniture da spiaggia. E prendiamo. Questo lusso. Anzi, ne prendiamo due. Così poi vediamo qual è il più carino. Prendiamo questo idrozip. Noce di cocco. Pesca. Con un po' di pesca, perché no? Radice di canva. Ci può tornare utile. Radice di taro.
Trappola per pesci, no. Magari questo, lettino a pizza, un ananas e basta. Direi che non c'è altro, quindi va bene così. E niente, la tuta da sub probabilmente non si mette così, è in modalità. È in altro modo, insomma. Allora, fai snorkeling insieme, però andiamo. Eccola qua, così torna attiva, ragazzi. Ma è vestita? Oh, si è cambiata? O non si è cambiata? Cioè, ragazzi, guardate, è vestita. Ma come? Ah, ecco, meno male, meno male. Già meglio. Già meglio. E poi li mandiamo a mangiare qualcosa e a fare i piccioncini. Allora, qua è chiuso, mannaggia, però potrebbero andare al bar. Il bar è sempre aperto, vero? Vero? Visita il bar. Direi di sì, visto che hanno fatto un po' di nuotata e che lei si è un po' ripresa dalla noia. Ed eccoci qui, viaggia. È la notte degli uomini. Noi non ce ne facciamo niente. Allora, ordina una bevanda, ordina del cibo, piatto di portata carne e formaggio. Speriamo che lui non sia vegetariano. Dov'è finito? Ci ha lasciato soli, ragazzi. Ma no, è qua, è qua. È qua che studia, poverino, non è riuscito ancora a finire i compiti, per colpa nostra, tra l'altro. Dice, finalmente posso studiare. Finalmente c'è un tavolo, mi posso fermare a studiare, ragazzi. Ci sta, ci sta. Intanto guardate che fame che mi sta venendo. Non ho parole. La fame. Presentazione allegra. Sì, presentati e lei ha voglia di finalmente di socializzare con persone. Guardate che sguardo languido. Dice, chiaro, graziosa, graziosa, mannaggia, ragazzi. Ok, lei ha mangiato e io direi che ci possiamo fermare qua. La manderò adesso a, ca cioè a casa. La manderò in università a riposare, a ristorarsi perché poi avrà le lezioni. Noi ci vediamo nel prossimo video con tante novità. Ciao!